Sembra trascorsa un'eternità dalla prima parte della stagione, dall'avvio fulminante della Virtus Cupello a punteggio pieno dopo 7 giornate, che ha successivamente preso un crinale inaspettato e avaro di soddisfazioni, con un solo punto racimolato nelle ultime 6 gare e con i 3 punti che mancano dal 24 ottobre scorso, vittoria in casa con il Penne, avversario che accomuna in qualche modo i destini dell'avversario odierno, il debordante avezzano, che ne ha rifilati addirittura 9 di gol ai malcapitati vestini nell'ultima gara di campionato e che veleggia ormai in solitaria verso solidi più ambiziosi. Mister Carlucci alle prese con le solite e croniche assenze di organico. Dall'altra parte c'è il mai dimenticato ex Alessandro Pendenza, pronto a guidare il reparto d'assalto marsicano in accoppiata con il carioca Dos Santos. E le prime avvisaglie fanno presagire il possibile epilogo della gara, chiaramente indirizzata per un finale a tinte bianco-verdi, come si denota sin dalle fasi d'avvio, in cui Bisegna e Dos Santos fanno le prove generali per il vantaggio che matura al 12° e proprio per merito dell'ex Pendenza, anche se va detto che il tocco conclusivo nella propria porta e di cardinale protagonista di una sfortunata deviazione. I rossoblù provano una timida reazione che si manifesta in più occasioni con i tentativi di Colitto e Tafidi che non creano grossi patemi al seminoperoso Venditti, che poco più tardi addomestica anche il tiro telefonato del solito Colitto. Poca cosa in verità se i confronti vanno fatti con il reparto d'assalto dei lupi marsicani, che fa ancora il suo dovere perfezionando il raddoppio ancora con Pendenza, al bis personale con una perfetta scelta di tempo sulla pennellata dalla destra del suo compagno di squadra Donatangelo. Dos Santos vuole partecipare al banchetto avezzanese, ma per il colored brasiliano la giornata non lo vedrà tra i protagonisti del tabellino marcatori. Discorso diverso per Bisegna, che segna in rapida successione per ben 2 volte facendo lievitare il punteggio favorevole ai suoi, da prima con un'irruzione dalle retrovie che va a sfruttare l'ottimo lavoro propedeutico di Besana sulla fascia destra e qualche minuto dopo con un siluro dal vertice d'area che sorprende Dottavio Antonio sul palo più lontano. L'agonia del malcapitato estremo rossoblu, che in avvio di ripresa cederà il posto tra i pali al giovanissimo Di Giacomo, prosegue anche a ridosso dell'intervallo con la cinquina marsicana firmata ancora da Pendenza, tripletta per il numero 11 biancoverde, anch'egli sostituito in avvio di ripresa da Mister Torti, che nella seconda frazione fa tirare i remi in barca ai suoi, visto il punteggio largamente acquisito. In tal modo c'è spazio anche per la squadra di casa che vuole chiudere l'infausta giornata a testa alta e in un paio di interessanti opportunità va vicinissima alla rete della bandiera con Conti e Tafili, quest'ultimo che scheggia la trasversale di Venditti. Dos Santos, come detto, non ha spazio negli autori di giornata e in questo caso permette a Caniglia di fare la sua bella figura, evitando la sesta rete ospite a ridosso della linea di porta dopo il precedente intervento di Di Giacomo sul neo entrato Blanco. E proprio Caniglia regala uno spiraglio di sole alla squadra cupellese, realizzando la rete della bandiera con uno stacco aereo a ridosso del secondo palo che va a sfruttare in pieno la pennellata da fermo di Tafili. In chiusura c'è spazio anche per un tentativo di Giardino, ma il risultato nettamente favorevole alla corazzata di Mister Torti non subirà ulteriori stravolgimenti. Alessandro Pendenza era tra i volti più attesi oggi a Cupello, non fosse altro per il suo trascorso doppio in 2 diversi momenti della sua carriera, ha realizzato grappoli di gol e adesso sta facendo il suo mestiere, ahimè, per il Cupello con la squadra avversaria dell'Avezzano. Ma diciamo che oggi era una partita a cui tenevo tantissimo, perché qui sono stato 3-4 anni e comunque ogni volta che torno ho sempre piacevoli ricordi. È normale che noi dovevamo proseguire il cammino comunque che abbiamo intrapreso, quindi siamo venuti qua consapevoli che il Cupello comunque veniva da un periodo dove non arrivavano risultati e quindi siamo venuti con le dovute pinze, quindi siamo comunque contenti di questa vittoria e noi comunque dobbiamo proseguire questo cammino e cercare di collezionare domenica dopo domenica più punti possibili. Mister Carlucci, commentiamo questa gara, una nuova sconfitta, cosa da dire a riguardo? Ma niente, c'è stato un approccio un po' leggero e contro queste squadre abbiamo perso un paio di palle in uscita e ci hanno castigato. Quindi possiamo dire che la partita al primo tempo si è già conclusa purtroppo per noi. Le assenze pesano indubbiamente, adesso corre l'obbligo muoversi anche appena si riapriranno le campagne di tesseramento.
Non lo so, io sono l'allenatore, il materiale che ho cerco di tirar fuori il massimo. Oggi la squadra ha perso in casa 5-1, io sono l'allenatore, mi assumo tutte le responsabilità. I ragazzi almeno nel secondo tempo hanno dato una prova di orgoglio e di reazione, almeno facendo il gol della bandiera e stando bene in campo.